L'atmosfera è importante. I libri sono paesaggi emotivi, ti ci immergi e stai lì. Se poi c'erano delle parti noiose, io comunque andavo avanti. Ecco, qui non ci sono tante parti noiose, quindi devo dire che si può stare nella storia e progredire. Però pensavo anche che tutte le volte che mi è capitato di avere a che fare con Fabio Geda, e gli facciamo un applauso per salutarlo, in qualche modo c'era un'atmosfera giocosa. E quindi, per raccontarvi che cos'è questa scomparsa delle farfalle, ho pensato di far fare a Fabio un gioco. Lui è completamente inconsapevole, quindi voglio dire, giochiamo insieme. Potete vedere che su questo tavolino c'è un'ampolla, dentro l'ampolla ci sono dei biglietti. Questi biglietti hanno scritte sopra delle parole, che sono delle parole che, leggendo il libro di Fabio, mi sono venute in mente. E quindi, siccome ho pensato che questo è proprio uno di quei libri densi in cui è difficile estrapolare delle cose e scegliere da dove partire, si poteva scegliere di partire a caso. Da qualunque cosa. Da qualunque cosa. Quindi partiamo. Quindi partiamo. Estraggo io o estrai tu? Assolutamente, estrai tu. Ne hai estratti due. Tre? No, quanti ne hai estratti? Uno è vuoto. Uno è doppio. Beh, abbiamo estratto il primo giusto, secondo me. Amici. Amici, perché è una storia che parla di amici. Ci sono Cora, ci sono Valerio, Anna e Andrea, più un caleidoscopio di personaggi che girano attorno a questi quattro amici che si incontrano in un momento molto importante della loro vita. E gli amici sono proprio quelli che tirano fuori la storia. Ci racconti qualcosa di loro? Allora, sì, sono quattro ragazzi, due ragazzi e due ragazze, Cora, Valerio, Andrea e Anna. Si incontrano in prima liceo, hanno 15 anni, io li accompagno per 7 anni della loro vita, dal 95 al 2002. E sono forse i primi i primi personaggi corali che io abbia mai davvero scritto, perché io mi sono reso conto, e questa forse è stata una delle molte fatiche, belle fatiche dello scrivere questo romanzo, di aver scritto spesso storie di solitudini, no? Cioè di ragazzini che si trovano da soli nell'affrontare le loro difficoltà. Non so, penso a Emil di Per il resto del viaggio sparato agli indiani, il mio primo romanzo, no? Era un ragazzino che da solo viaggiava in giro per l'Europa. Marta e Corrado dell'esatta sequenza dei gesti sono di fatto due singolarità, ok? Poi si incontrano loro due, ma sono due singolarità che e Nayatollah viaggia di fatto da solo. Ercole, no, di Anime scalze, si trova a muoversi da solo. Invece qua ci sono quattro amici che hanno quattro storie diverse, come ovviamente sempre sono diverse le storie di ciascuno di noi, anzitutto, ma di ogni ragazzo o ragazza che incontriamo, che a me capita di incontrare. Due di loro hanno delle storie familiari più faticose, due di loro hanno delle storie familiari un po' più semplici. Sono ragazzi, diciamo, della piccola media borghesia, quindi anche in questo senso diversi, no? Da quelli che ho raccontato prima, che erano di estrazione molto più popolare. Però stiamo sull'amicizia, sono amici perché gli anni 90 sono ancora stati anni in cui davvero il gruppo di amici era quello che incontravi in piazza. No, loro si incontrano da Azeglio, che è un vecchio rigattiere, però di fatto è stata l'ultima generazione, quella dei millennials, sono nati nel 1980, per cui è il primo anno della generazione millennials, che ancora si incontravano in giro, no? Tra l'altro a pagina, non so se 2 o 3, tu dici Nokia
e quindi tu capisci immediatamente, cioè almeno chi è nato negli anni 80. È pieno di citazioni, sì. Questo libro, quindi chi ha attraversato quegli anni avrà dei déjà vu clamorosi. Proprio delle Madeleine incredibili. E poi da Zeglio proprio dici, si vedevano lì per non annoiarsi quando si aspettavano, perché in effetti non è che si chiamassero col cellulare per vedere dove stava uno e dove stava l'altro. E quindi sono quattro amici che attraversano questi 7 anni scoprendo anche l'amore insieme, scoprendo anche l'amore, diventando grandi insieme, e questa è un'altra piccola differenza, diciamo, dai miei libri precedenti, perché solitamente i miei personaggi di prima erano un po' più piccoli, ma erano più preadolescenti all'inizio dell'adolescenza, mentre qua sono adolescenti verso la giovinezza, e si sporgono dal balcone, no, per vedere all'orizzonte arrivare l'età adulta. A un certo punto tu dici che è importante, quando si è amici, guardare nelle case degli altri, come dire, avere un po' di attenzione a quello che succede. E vi leggo il pezzo perché è molto bello. Ovviamente lei mi ha chiesto, ma vuoi leggere delle parti? Io ho detto no. Infatti le leggo leggile io. Tu, ma soprattutto mi ha chiesto, ma comunque hai delle parti che vuoi che io legga? E ho detto no, nel senso che non solo, no, cioè è la terza presentazione in assoluto che faccio e sono ancora completamente scollegato sulla capacità di parlare di questo libro. Infatti sarà una serata molto divertente perché non so ancora cosa dire per raccontarlo. Però no? Ho perché promesso no spoiler e non ci saranno sì, spoiler. Sì, no, no spoiler ovviamente, però insomma, quindi fai tu, leggi, fatti le domande, datti le risposte, così come direbbe Marzullo. Questo pezzo marzulliano secondo me ci sta proprio, perché tu dici, anzi lo dice Azeglio, che è anche il mio preferito. Scrutando nel bicchiere di orzata come dentro una sfera di cristallo, Azeglio disse che le case degli altri sono un posto strano, che non si sa mai con precisione ciò che capita e che quella faccenda delle famiglie infelici, che lo sono ciascuna a modo suo, in effetti aveva un senso. C'è tantissimo la famiglia, perché a loro modo è vero che due di loro hanno delle storie più complesse di altri, però leggere questo libro è proprio un po' stare nella loro casa, nel loro salotto, perché nei loro salotti succedono delle cose, nella loro scarpiera, nel loro guardaroba, nella loro scuola. E, qualche giorno fa, parlando d'altra cosa su Instagram, tu hai scritto una cosa sui posti, sul fatto che l'arte è molto connessa ai luoghi. Allora, se ci racconti un po' dei luoghi, delle case, allora, dei posti. Allora, possiamo estrarre il biglietto con scritto Torino, ovviamente, perché c'è, l'ho visto, prima c'è, ho orecchiato. Torino è più però una situazione, è un'altra cosa. Invece proprio i luoghi, i posti dentro le loro case. I posti dentro, ma ciò che mi ha, come dire, impressionato è che per costruire le famiglie ho dovuto immaginarmi le case, e infatti questo è un libro che ha avuto una serie di riscritture infinite, ok? Cioè, è stato in assoluto il libro più difficile da questo punto di vista che abbia mai scritto, perché mi sono trovato proprio a scrivere pagine che poi ho stralciato interamente, no? Cioè, ho quintali di materiale su questo, cioè è come se avessi scritto due libri praticamente per poi tirarne fuori soltanto uno. Perché, ad esempio, mi sono reso conto a un certo punto che ero finito in un loop ossessivo di descrizione delle case dei protagonisti, che poi non trovate nel libro, perché è rimasto semplicemente come un lavoro mio, un materiale mio. Io avevo bisogno di vedere quelle case. E qualcosa c'è, perché ad esempio la casa di Andrea e di sua mamma è descritta, perché loro arrivano da Padova, ok? Si trasferiscono a Torino e quando trovano la loro casa è tutto nel quadrilatero romano e in Borgodora, ok? Tutto ambientato lì. Quindi fra via Barbarù, via delle Rosine, poi, come dire, no, piazza della Repubblica fino, come dire,
al Sermig sostanzialmente, ok? Cioè la zona, lo spazio urbano in cui si muovono i personaggi è più o meno quello. E quindi mi sono immaginato moltissimo la casa con il ballatoio in cui vanno a vivere Andrea e sua madre. Ho immaginato l'interno cortile in cui c'è il magazzino di Azeglio, che ha una stanzetta nel retro, ok, in cui vive di nascosto perché guadagna pochissimo, quindi di fatto per risparmiare sull'affitto vive nella sua bottega da Roby Vecchi, da cui infatti insomma cercano di sfrattarlo nel corso della storia. Ho immaginato invece la casa tipica della gentrificazione, no? Del quadrilatero degli anni 90, per cui quando improvvisamente, lentamente, i ricchi cominciavano a comprarsi le case, no? Gli abbaini in via Barbarù, tipo, no? E ne compravano 5, sfondavano i muri e ci facevano, no? Sbancavano un pezzo del tetto, ci facevano il terrazzo, ok? Perché poi è cominciata lì. E questa è la casa di Anna, è la casa di Anna, che è la casa più bella di tutte, in cui accade anche la cosa più brutta di tutte, che ovviamente non vi diremo, non possiamo raccontare, in cui abita il personaggio più inquietante di tutti, credo, di cui forse un po' vi diremo, di cui magari forse potremmo anche dire. Mi sono immaginato benissimo la trattoria sarda dei genitori di Valerio, no? Che è quella in cui poi fanno la festa di compleanno, in cui cadono un sacco di robe strane, che è proprio nel quadrilatero, non via Borgodora. C'è tantissima città, però c'è anche la montagna, c'è la Meira, c'è questo borgo, c'è Ceglio, che ho googolato per capire. Esiste, dov'è? Ceglio? Perché? Raccontaci. No, non esiste Ceglio. Come spesso accade nei miei libri, i luoghi urbani sono raccontati nel modo più specifico possibile, mentre invece tutto ciò che è attorno, la provincia, è davvero il luogo del possibile, quindi cioè non ci sono mai nomi di luoghi, qui non c'è Saluzzo, non c'è la Val Maira, la Val Braita, anche se di fatto sono quelle, infatti la parola Meira, che è il modo che nel cuneese si usa per dire al peggio sostanzialmente, un termine proprio tipico di quelle valli. Chi è di quelle valli se ne accorge, chi non è di quelle valli lo se ne accorge, non importa, però ecco. Ad esempio la casa di Andrea Aceglio, no, me la sono proprio, come dire, me la sono costruita, no? Si sente. Ok. Passo un altro bigliettino. Vai. Beh, dopo l'amicizia, l'amore. C'è una cosa che mi ha molto colpita, oltre che l'amore, il sentimento è proprio stare in quell'emozione lì, che poi siamo stati tutti adolescenti, qualcuno di voi, ma pochi, forse ci sono ancora dentro, noi l'abbiamo passata da un po', però è proprio quella potenza lì, quello sfruculare. Però una cosa che mi ha molto impressionato è che tu racconti anche il dopo l'amore, quello che viene quando l'amore finisce. Ed è un dopo l'amore molto bello, mi viene da pensare alla mamma di Andrea e a Yuri, che in qualche modo comunque, che è il papà di Andrea, e che è un padre assente che però ogni tanto arriva, ma mi viene da pensare anche all'amore di Andrea, che poi in qualche modo è salvifico per lui. Sono queste amicizie potentissime in cui l'amore arriva dirompente, arriva il sesso, arrivano le emozioni e arriva anche il riconoscere il fatto che forse a un certo punto l'amore non c'è più ed è diventato un'altra cosa. Sì. Vero? Sì, non c'era mai stato prima un'occasione per raccontarla in questo modo, esattamente come tu l'hai detto, nel senso che esattamente quella roba lì non avevo mai avuto l'occasione di farlo perché i miei personaggi erano troppo piccoli.
E per cui era, non aveva proprio senso, no? Invadere i racconti di Emil oppure di Marta e Corrado, ma anche di Ercole che a 15 anni si innamora di Viola, ma... Sì, è diverso. Ma è diverso, ok? Questo è l'amore di ragazzi che a 16-17 anni si innamorano come ci si innamora, con la libertà, no? E con la consapevolezza anche del corpo che inizi a avere, non a 15-14, no? Che sei una specie di mutaforma, ok? Ma già a 16-17, quando insomma la forma comincia a essere abbastanza definita, ma soprattutto quando l'amore si confonde con l'amicizia, no? Che è quella situazione tipica che tutti quanti abbiamo sperimentato nei nostri gruppi di amici a quell'età, per cui hai una paura fottuta che innamorarti di quella ragazza che però è anche una tua grande amica, in qualche modo rovini tutto. No? E soprattutto, come dice Valerio, il gruppo smetta di essere il luogo di cura, il luogo di protezione, no? Per cui Valerio dice: le storie facciamocele fuori, perché noi tra di noi dobbiamo essere in qualche modo puri, ok? E questa è una cosa. La seconda cosa è che ovviamente non si può raccontare una storia d'amore tra adolescenti nel momento in cui racconti le famiglie senza far dialogare l'amore dell'adolescente, no? Come dire, il tipo di amore che cerca l'adolescente con l'amore che ha visto in famiglia, ok? Qui potremmo entrare nelle costellazioni familiari, no? In tutte queste storie qua. Che un po' ci sono. Che un po' ci sono, nel senso che l'amore di Andrea o la difficoltà, no? Ad amare di Andrea e quindi il suo desiderio di solitudine, invece l'amore più, come dire, vendicativo, violento, bulimico di Anna in certi momenti. È ovvio che poi se vai a vedere la storia della loro famiglia risuona, ok? Quindi questo è anche un po' il tipo di, come dire, di scavo che ho fatto nei personaggi. Vi leggo un pezzo sull'amore che viene fuori dalla bocca di Cora, che è una dei quattro, diciamo, però forse è anche quella che viene fuori meno, però è un po' la portatrice di alcune verità, anche se è una brutta parola. Anche Valerio lo fa a suo modo, però diciamo lui è più goliardico, invece Cora dice così. Quell'anno, tra la seconda e la terza liceo, si erano innamorati di continuo. Erano amori inebrianti e caotici, effimeri e non per questo meno assoluti. Sembravano pervadere ogni cosa, voci, corpi, luoghi, oggetti. Un sabato notte a casa di Andrea, Cora aveva detto che per lei era come camminare sulla luna, dove, anche se la gravità è un sesto di quella terrestre, la massa non cambia e l'inerzia e la resistenza al movimento sono le stesse. Motivo per cui ci si muove goffi e si inciampa di continuo. Nessuno di per lì aveva capito niente, ma Andrea l'aveva costretta a ripetere quella cosa del rapporto tra gravità e inerzia più volte e a rispiegare la similitudine fino a scarnificarla. Alla fine era saltato in piedi dichiarando: tu sei un genio, Cora, porca puttana, un genio. Altro biglietto. Ne vuoi tirare fuori uno tu? Vai, provo io. Aspetta, Ok, abbiamo catturato Atlantide. Ah, Atlantide, certo. Volevo mettergliene qualcuno non mi ricordavo. Perché Atlantide? Atlantide, certo. Atlantide è il nome di questo posto, di questa bottega di Azeglio, che è un personaggio fondamentale nella storia ed è un personaggio, è grande, Azeglio è grande, è un personaggio del passato burrascoso, è anche un personaggio che a un certo punto mette in crisi leggendo, nel senso che siamo quasi portati a caricargli addosso delle responsabilità rispetto a una cosa che succede. È un personaggio molto rotondo, molto stratificato.
ed è un personaggio che in qualche modo, come succede quando si è piccoli, entra nella vita di questi quattro e va a scompaginarla, e loro in qualche modo scompaginano la sua. Ora, Atlantide è il nome che loro danno alla bottega, però ci dici qualcosa di Azeglio? Beh, Azeglio è un personaggio, è uno di quei personaggi di cui io credo siano pieni i miei libri, cioè, nel senso che mi rendo conto, arrivato a, insomma, ormai a un certo numero di romanzi, racconti, che personaggi come Azeglio praticamente ci sono quasi sempre, se non sempre, quasi sempre, no? Sono quei personaggi, quegli adulti che si fanno carico di una genitorialità sociale, no? Sono quegli adulti che diventano i padri o le madri, i genitori elettivi di ragazzi e ragazze che o non li hanno in casa o, come in questo caso, anche se li hanno, però ne hanno bisogno. Nel senso che noi non abbiamo solo bisogno dei nostri genitori biologici, che già averli non è così scontato, nel senso, no? Oppure averli e averli non soltanto biologici, ma anche esempio, no? Esempi da seguire, che è un'altra cosa, ovviamente, sono due cose separate. Ma anche se hai dei genitori biologici che sono anche degli esempi, è comunque scontato che soprattutto a un certo punto della tua vita tu ti vada a cercare dei padri e delle madri in giro, che possono essere un professore, una professoressa, può essere, no, un allenatore, un capo scout, può essere un fratello maggiore, un cugino, un vicino di casa, può essere magari un personaggio che della storia, no? Come dire, eh? I poster con Che Guevara, vuol dire, chi hanno, non so se oggi c'è ancora Che Guevara, non so. Che Guevara. Io ce l'avevo la foto di Che Guevara in camera, però voglio dire, no? Hai, come dire, dei padri, delle madri d'elezione, no? Azeglio è un po' uno così. Quindi è il classico adulto in cui i ragazzi inciampano e scoprono che con il suo distacco, non avendo una relazione invischiata, no, emotivamente con i ragazzi, quindi potendo anche mandarli a cagare tranquillamente, che è una cosa meravigliosa, no? Quando un adulto non ha nessun problema a mandare a cagare, no? Anche per i ragazzi, ma soprattutto per i ragazzi, no? Perché non, io non devo niente a te, tu non devi niente a me, per cui proprio, come dire, siamo onesti e diretti. Ecco, loro vedono in lui quel tipo di figura e ovviamente se ne cibano. Per cui Atlantide, che poi loro battezzano Atlantide, che è di fatto un vecchio magazzino, una vecchia boita in un cortile di via Barbarù dove venivano fatte palle da biliardo nell'Ottocento, e che poi è diventato questo negozietto, questo negozio, di fatto una specie di magazzino, ecco, diventa per loro un luogo di nutrimento e di gioco, ovviamente, e di gioco, di rifugio, di incontro, la tana, ok? È un po' tutto questo. Azeglio ha una storia assurda che adesso non sto neanche a raccontarvi, nel senso che è talmente, insomma, sfaccettata che non saprei. È un uomo solo, un uomo anziano, un uomo solo che ha avuto un passato da seminarista, che a un certo punto ha lasciato il seminario, ha viaggiato, è stato in carcere, per cui una di quelle figure un po' mitiche, no? Che se io avessi incontrato uno così a 17 anni me ne sarei innamorato perdutamente, no? Ma proprio subito, perché è il tipo di adulto di cui a 17 anni ti innamori. Attaccava alle 5 del mattino e lì, spostando le casse di mele e kiwi, parlando con persone che non avevano letto nulla di ciò che aveva letto lui, ma che la vita la conoscevano, si era reso conto che la fede era sempre stata soprattutto un'esperienza di bellezza, che investiva il corpo e i sensi, al punto da confondere ciò che è psicologico ed emozionale con ciò che avrebbe dovuto essere spirituale.
E pur consapevole che le esperienze spirituali attraversano comunque la psiche e agiscono sulle emozioni, tirando le somme, aveva deciso di bastare a se stesso, di credere all'esperienza. Dicevi palle da biliardo, e in effetti nel libro di Fabio si scoprono delle cose che io, per esempio, non sapevo. Per esempio, che le palle da biliardo per anni sono state costruite con l'avorio. Si scoprono delle cose sulle faine, si scoprono delle cose sulla pioggia, sulle piene di fango, si scoprono delle cose sulla voce dei coristi che cambia durante gli anni e si scoprono naturalmente delle cose sulle farfalle. Ora, io il biglietto farfalle non l'ho messo perché quella scena è troppo bella e quindi non voglio entrarci troppo dentro, però perché le farfalle? Allora, le farfalle sono arrivate per caso nella scrittura, come un sacco di questa roba che tu hai elencato, no? Che non è in nessun modo progettata, ma nel flusso del racconto, appunti che avevo preso per altri libri o per altre cose, insomma, è tutto è confluito in maniera anche piuttosto caotica a un certo punto. Ma quando ho immaginato la scena delle farfalle, nel senso che, senza svelarla troppo, però i ragazzi a un certo punto scoprono un luogo pieno di farfalle in una notte d'estate, mentre sono appunto, mentre hanno 15 anni, ho pensato che quella roba lì è esattamente ciò che poi scompare crescendo, nel senso che il cervello degli adolescenti è proprio chimicamente progettato per assorbire la meraviglia, ok? Ed è un cervello meraviglioso, è un cervello complesso, no? E quindi umorale, perché ovviamente è super emotivo, però è un cervello straordinario ed è un cervello che noi non avremo mai più nella nostra vita. E la capacità di riempirci gli occhi di stupore qualunque cosa accada, no? Qualunque sciocchezza accada, è una delle grandi nostalgie che ho io dell'adolescenza ed è una di quelle robe che io cerco costantemente di recuperare, no? Soprattutto attraverso i libri che scrivo, attraverso la mia frequentazione degli adolescenti che sono ancora in grado di, no, rigettarmi addosso il loro stupore. Le farfalle sono di fatto questo. Perché? Perché sono bellissime, tra l'altro, è ovvio, no? Perché sono bellissime. Adesso io farò finta di aver tirato fuori il biglietto adolescenza, perché c'era naturalmente, e tu riesci sempre a fare questa cosa bella in questo libro più che in altri, forse anche appunto perché il range di età che scegli di raccontare è un po' più in là, appunto. Però senza ricadere mai nel cliché dell'adolescenza faticosa, il grumo, cioè che certo c'è e si sente, però anche gli atti di meraviglia e quella bellezza, quell'energia che scaturisce proprio da quella fase della vita. E vi leggo questo. Una mattina uno psicologo era andato da loro a scuola a parlare di ciò che accade nella testa degli adolescenti e aveva detto che l'intensità delle emozioni che si provano durante l'adolescenza non è dovuta al fatto che accadano cose più emozionanti, ma alla chimica del cervello, che non sarà mai più così sensibile al calore emotivo degli avvenimenti, motivo per cui da adulti si ricordano più eventi banali risalenti all'adolescenza che a qualsiasi altro periodo della vita. Andrea aveva pensato che il suo cervello fosse predisposto a registrare l'ambiente con un livello di sensibilità altissimo, tanto da catturare quella che aveva immediatamente ribattezzato emozioni infrarosse, il contatto della pelle con un tessuto, un particolare accostamento di colori, un nuovo taglio di capelli e improvvisa la felicità o la disperazione. Quello che però ti volevo chiedere è questo. Diverse volte viene fuori questa questione degli infrarossi, delle emozioni potenti. A un certo punto della storia Andrea sta male. È un malessere emotivo molto forte che però tu evochi solo. E lo dici un po' come la scomparsa degli infrarossi. Sono dei pezzi veramente quasi... solo un accenno. Perché hai scelto di dirlo così?
è davvero così forte quel dolore, perché poi a un certo punto passa, però si sente che è uno stacco. Ma allora, non volevo trasformare, come dire, cioè non volevo che diventasse un caso clinico, no? Cioè non volevo dire Andrea ha un episodio di depressione, ok? No, cioè non volevo trasformarlo in una patologia. Volevo che restasse carsica, no? Questa perdita delle farfalle che appunto è evocata anche nel titolo, cioè il fatto che lui a un certo punto non riesce più a sentirla quella meraviglia lì, perché si sta avvicinando il nubifragio, che quello con cui tra l'altro cominciamo il libro, possiamo, no? Qualcosa possiamo dirlo, perché pagina 1, sì, 2. Esatto, quindi. Come dire, perché di fatto all'orizzonte c'è un grande nubifragio in arrivo, che c'è fisicamente, come dire, cioè, accade nel libro, e che quasi si trascina via Andrea, per cui anche per questo l'ho appena evocato, perché mi sembrava di caricare di senso un atto che mi sembrava già molto carico, no? Come dire, arriva il nubifragio a pagina 2 del libro, Andrea nel 2002, quando ha 22 anni, viene trascinato via da una colata di fango, e poi ci si chiede ovviamente che fine farà per la maggior parte del libro, insomma, mentre lui lotta col fango e in qualche modo rievoca i 7 anni, no? Precedenti, la storia di amicizia, le storie d'amore, gli amici. Quindi c'è quel malessere che poi fisicamente nella natura si manifesta sotto forma di nubifragio, ma che poi è anche, e qui apro una piccola finestra che chiudo subito perché rischia di diventare davvero una sbrodolatura parlarne così a freddo, evoca un po' il temporale che tutta quella generazione vedeva arrivare, perché di fatto la generazione di chi è diventato maggiorenne a cavallo del millennio è stata la prima che ha cominciato a rendersi conto che il futuro non era solo una promessa ma anche una minaccia, perché le generazioni precedenti come la mia non l'avevano capito, no? Io sono stato adolescente, io ho 8 anni in più di questi ragazzi, io sono del 72, per cui ho esattamente 8 anni in più, sono i miei fratelli minori, mio fratello è dell'80. Sì, ok, scusate, chiedo a mia sorella, no, 81, perfetto, ok, no, infatti chiedevo una conferma, ho avuto il dubbio, ho detto, Riccardo quando è nato? Ok, mio fratello è nato nell'81, vabbè, queste sono scenette familiari. Era preparata, comunque, parte del come gioco, dire, esattamente la generazione lì, esattamente quella generazione lì, quindi sono un po' i miei fratelli minori, no? Io li ho visti crescere, e in qualche modo è anche il mio tempo che però io a cui io ho assistito con quel po' di distacco, per cui mi sentivo in grado di raccontarlo, perché raccontare la propria generazione rischia di diventare un atto molto ombelicale, guardi te stesso, ti sfrucugli. Invece io ho raccontato subito la generazione dopo la mia, no? Proprio quasi compenetrata con la mia. E quella generazione lì evidentemente ha visto che stava arrivando questo, cioè quello che stiamo vivendo in questo momento, cioè l'idea che improvvisamente quella promessa di felicità e di benessere che ci aveva fatto sbronzare negli anni 80 forse era più complicata di come la mettevano, perché aveva anche degli effetti collaterali, e quindi lo sfruttamento delle risorse, il clima, i flussi migratori, la crescita demografica, la tecnologia che non sappiamo se siamo noi a governare lei o lei a governare noi.
quella è l'ultima generazione sconnessa da internet, perché internet c'è, è già arrivato, però non abbiamo ancora i cellulari in tasca. E proprio, ok, quindi è tutto all'orizzonte. Ecco perché, e qua chiudo, scusami la sbrodolatura nella risposta, il malessere, poi io tutto questo l'ho raccolto in Andrea, perché dovevo raccoglierlo in un punto, no, per farlo arrivare meglio. E quindi Andrea, sfiga sua, si becca il compito, no, di star male per tutti, ok? Ed è per questo che in realtà poi ci sono andato piano nell'evocare il malessere, perché non volevo... Mi sembrava che fosse abbastanza chiaro, ecco, che fosse abbastanza evidente, punto. Colgo la sbrottolatura e ti chiedo un'altra cosa. Come in tanti romanzi che a me piacciono, nel tuo succede una cosa, cioè che nella storia, nella trama, nelle storie dei personaggi, a un certo punto viene fuori la storia. La storia, e viene fuori proprio come ti viene fuori da adolescente, cioè che a un certo punto ti accorgi che non c'è solo il tuo ombelico, ma che ci sono gli altri e che poi c'è il mondo. E quindi ci sono questi pezzi molto belli della manifestazione ceustica, che è un personaggio che è un po' tangenziale, però è un personaggio molto importante, che è un compagno di scuola. Assolutamente, sì. E poi diventa fidanzato di Cora. Che va, ad esempio, Ustica è uno molto impegnato in politica al liceo, Genova, cioè nel no? senso... è uno che fa le manifestazioni, uno che fa rappresentante di istituto, è uno che va a Genova nel 2001, perché poi c'è tutta quella parte di storia lì, no? Che è un po' la perdita dell'innocenza di quella generazione. Beh, è stato un trauma collettivo per chi ha sfiorato quei movimenti, enorme, è stato un trauma enorme. Che arriva dopo che cosa? Dopo l'Europa Unita, e quindi la prima generazione che per viaggiare non ha più bisogno di attraversare confini, ma ti sentivi davvero libero di andare dappertutto, la generazione Interrail, no? La generazione Erasmus, erano quegli anni lì. Per cui c'era da un lato questa promessa meravigliosa di complessità, di apertura, e poi questo fronte di nuvole all'orizzonte che piano piano si sta materializzando e di cui loro non sono ancora consapevoli, perché poi in realtà chi se n'è davvero accorto è poi la generazione Z, nel senso sono quelli che oggi hanno 20 anni, no? E che infatti riempiono le piazze per dire a noi di fare qualcosa. E che annuiscono dal fondo della sala. Non sei mai venuto a una manifestazione. Non ci sono mai venuto perché finisce sempre così, che quattro coglioni che si sentono il subcomandante Marcos si mettono a fare casino e la polizia prende manganellate le vecchiette. Non vengo per proteggere le vecchiette. Sono impressionato. Dal mio senso civico? No, dal fatto che conosci Marcos. Subcomandante è la parola più complessa che ti ho sentito pronunciare. È un pezzo che, come dire... Sì, è uno scambio tra Andrea e Valerio, perché Valerio è il classico bisteccone, avete presente, no? Il classico compagno di classe bisteccone, bravissimo, ma che proprio, cioè lui la politica non gliene frega nulla, non legge un giornale manco. È proprio vero, Valerio, verace. Sì, no, Valerio è stupendo, è super simpatico, è super fisico, però proprio non gliene frega nulla di nulla, se non delle ragazze, ovviamente. No, ha l'idea di prendere in eredità la trattoria sarda dei genitori, perché gli piace molto servire le clienti, le figlie dei clienti, insomma è un po' un tipo così Valerio, e per cui è molto bello. Io mi sono molto affezionato a Valerio. Anche tra l'altro, io subito, vero? Sì, 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 anch'io, un sacco. Sì. Poi naturalmente facciamo il gioco, qual è il vostro preferito, se l'avete già letto? Allora, come voleva dimostrare, ho tirato su due bigliettini, perché in uno c'è scritto storia e l'avevamo appena detto, nell'altro c'è scritto Torino, e non voglio essere didascalica e attenermi ai bigliettini, però ti voglio chiedere una cosa rispetto a Torino, perché c'è
c'è tantissimo il proprio lo stradario, quindi okay, c'è via Barbarucci, il Palastampa, ci sono proprio le cose sabaude, c'è anche proprio la luce, quella luce che in certe mattine ti fa dire che bella Torino, e poi c'è la musica, e ti volevo chiedere un po' di questo pezzo di musica, insomma. Beh, voglio dire, era un'epoca, usando una frase che trovate nel libro, ma che non è mia, mi ha regalato Max Casacci, era un'epoca in cui la musica era una religione e Torino era un luogo di pellegrinaggio. Era esattamente quella roba lì, no? Grazie a Max, ovviamente, e a tutto, come dire, ciò che ha girato attorno ai murazzi degli anni 90, l'Hiroshima, ancora in via Belfiore. Luogo in cui succedono delle cose, tra l'altro. Luogo in cui succedono cose, assolutamente. Beh, era una Torino straordinaria per i giovani, era forse la Torino con la scena giovanile più interessante da dopoguerra in poi, credo, nel senso che non c'è più stata quella vivacità lì, e di cui io sento un po' la nostalgia anche in quel senso, esatto, ma non per me, perché ovviamente non sono più generazionalmente interessato, ma perché credo che forse ai nostri ragazzi, ai quindicenni, ai ventenni di oggi, quella cosa lì farebbe bene. Torino è diventata bellissima, era molto, cioè, ve la ricordate Torino negli anni 90, no? Quanto era sporca, non che sia pulita adesso, però voglio dire, era una sporcizia diversa, no? C'era il centro storico, era ancora davvero un luogo diverso, no? C'erano molte più macchine dappertutto, era molto, tutto molto più faticoso, però c'era quella spinta alla creazione dovuta al fatto che la città si stava trasformando, stava passando dall'essere una città fabbrica a diventare un luogo sostanzialmente dedicato al terzo settore, al turismo, a qualunque roba ci stiamo dedicando oggi, che non mi è chiarissimo, non so voi, ma io non ho chiarissima l'identità di questa città in questo momento, ma esattamente per questo quella generazione ci si è riconosciuta, no? Era una città adolescente, proprio l'intera città era adolescente, cioè la città aveva 20 anni, perché aveva quell'energia e quella voglia di mutare che hanno i ventenni. Adesso è una città che da 25 anni cerca di mutare, ma è diventata, no? C'è un po' la sindrome di Peter Pan a questo punto, cioè nel senso che non riesce a diventare altro perché non sa, e quindi comincia a essere un po' triste la faccenda, mentre quell'epoca no, e questa energia c'è, almeno ho cercato un po' di spremerla. Si sente. Ti chiedo una cosa rispetto ai padri. E vi leggo prima un pezzo che devo dire ho un po' tagliato perché è molto bello, però non volevamo dirvi troppe cose e poi è troppo lungo da leggere ad alta voce. Anna sentì la pressione sulle unghie, chiuse gli occhi ma li reprì subito, perché un'altra cosa che a suo padre non piaceva era che le persone chiudessero gli occhi. Chiuderli era un modo per andarsene. Lui li voleva presenti. La prima volta che glielo aveva sentito dire aveva 7 anni, era in cucina e faceva colazione. Jacopo era seduto nel seggiolone, intento a stropicciare della carta, mentre lei, Anna, sgranocchiava una pasta di meliga e beveva un succo di frutta. Sua madre, Monica, stava facendo bollire l'acqua per il tè. Poi succede una cosa per cui Monica, la moglie, non ha stirato un paio di pantaloni, e questo padre si arrabbia, ma si arrabbia in un modo molto particolare, molto sottile, molto cattivo. Lui la sgrida, le dice di chiedere scusa, e Monica aveva annuito e detto che doveva essersi sbagliata, certamente si era sbagliata. Ora però devi chiedere scusa, dice lui. Anna ricordava un mi spiace buffonchiato dalla madre, poi qualcos'altro, una giustificazione forse.
I pantaloni erano identici. Achille Ambrosetti le aveva preso di mano il pentolino con l'acqua bollente. Aveva sorriso, ma era un sorriso quello, e scosso il capo. Aveva posato il pentolino sul tavolo davanti a Jacopo, che aveva subito smesso di giocare con la carta, e si era allungato per tentare di afferrarlo. Monica aveva balbettato. Anna, nonostante avesse 7 anni, avrebbe voluto spostare il pentolino. Era un pensiero che ricordava con assoluta precisione, ma non si era mossa. Monica aveva chiesto perdono e chiuso gli occhi. Achille Ambrosetti le aveva detto di riaprirli, mentre Jacopo, attratto dal vapore del pentolino, cercava di districarsi dal seggiolone. «Non scappare, tieni gli occhi aperti. Sì, che sia l'ultima volta. Sì». Dopo un lungo silenzio era uscito dalla cucina portandosi via il suo odore di shampoo. Monica si era avventata sul pentolino e l'aveva tirato via. Lo aveva posato sul fornello e aveva impiegato diversi minuti a smettere di tremare. Achille Ambrosetti è uno dei padri di questo libro e tutti i padri in qualche modo sono un fulcro delle cose che succedono, con la loro presenza, con la loro assenza, con quello che dicono o non dicono. Ci dici qualcosa di loro? Ce ne sono due di fatto che sono importantissimi, nel senso che c'è il padre di Andrea, Yuri, che scompare, è un padre assente, è un padre che appare e riappare, diciamo così, però incredibilmente nella sua incapacità, cioè, anzi nella sua cronica assenza, è come se qualcosa riuscisse a passare al figlio, no? Una specie di vocazione al sogno, strana, storta, disordinata, goffa, però è uno di quei padri che ti viene da dire forse è quasi meglio che sia assente. Alle volte è quasi peggio il padre presente, ok? È peggio il padre presente che fa danni. E soprattutto, va bene, nel caso di Achille Ambrosetti, che è il padre di Anna, che è un padre che ha, come dire, instaurato all'interno della famiglia davvero una relazione tossica, ma che con una specie di nube tossica che impregna qualunque cosa. Uno di quegli uomini che di fatto tiene prigioniera la famiglia. Monica non lavora. Monica è completamente dipendente da questo, cioè la mamma di Anna è completamente dipendente da quest'uomo, incapace di reagire e di proteggere i figli, al punto che Anna a un certo punto sarà lei a cercare di proteggere non tanto se stessa quanto tra l'altro suo fratello, che è di nuovo una di quelle robe che chi ha letto, che ne so, l'esatta sequenza dei gesti, per dire, ha già trovato, ha già visto nelle cose che io racconto, perché sono schegge, frammenti della mia vita di comunità alloggio, no? E delle mie, come dire, del mio entrare in queste famiglie, che in un paio di casi, devo dire, erano anche state famiglie di quel tipo, perché è la famiglia più ricca in assoluto, la più borghese, no? La più benestante dal punto di vista strettamente economico, cioè quella che ha, come dire, fatto il lavoro di estetica e di cosmetica familiare, no? Più efficace, che però all'interno è completamente marcia. Questo è di fatto l'altro padre. Gli altri due invece, il padre di Valerio e il padre di Cora, la famiglia di Valerio e la famiglia di Cora sono invece proprio due famiglie in cui le cose funzionano, anzi al contrario, nella famiglia di Cora c'è stato un lutto molto importante, è morto il fratello maggiore di Cora in un incidente in motocicletta ed è una roba, un lutto che la famiglia ha rielaborato diventando ancora più unita, imparando a dirsi ti voglio bene, imparando a dirsi grazie. Per cui ecco, diciamo che, ripeto, rispetto ad altri libri dove alcune di queste cose sarebbero diventate l'unico argomento del libro, no? Qui c'è un affresco che spero offra una complessità diversa da quella di altre storie che ho
che ho raccontato, ecco. Per parlare di un argomentone, insomma, c'è anche la morte, c'è tanto la morte in diversi aspetti. Non dirlo così, poi sembra che siamo c'è la morte che incombe. No, c'è la morte perché c'è la vita. C'è la morte perché c'è la vita. Nel senso che ovviamente nascendo dalla letteratura, dai conflitti, dai contrasti, perché senza conflitti e contrasti non c'è bellezza, no? Voglio dire, se c'è non... Il romanziere come la gira, no, è ovvio, per cui come dire, è ovvio che se voglio far emergere la vita devo usare la morte, perché sennò la vita dove s'aggace, dove risplende la vita, no? Cioè, ok, quindi sì, quindi c'è la morte ma c'è la vita, no? Adesso diciamoglio, perché se no mi deprimi. C'è la morte, infatti mi hai tolto la domanda. No, non perché... voglio leggere un libro con la morte, no? No, c'è la vita! C'è la morte, però è raccontata proprio così, nel senso che tu ci giri intorno, la evochi, delle volte tu hai paura della morte leggendo, la sospetti, la senti, però poi appunto c'è il controcanto, quello che arriva dopo. E ci sono anche quelle vicinanze belle che si sentono quando c'è un lutto o c'è una perdita che arriva in qualche modo. Quindi per non finire sulla morte, che mi pare anche una fine, come dire, non... Che tanto ci finiamo comunque, cioè è la fine di tutti e di tutte quella, ma noi ne offriamo un'altra. Esatto, e quindi c'è un biglietto vuoto. Ok. Perché noi, io credo che Fabio abbia fatto, non so... più presentazioni in giro di quante il circolo le abbia fatte nella storia della vita del circolo, quindi non faremo un momento domande, però se qualcuno ha un argomento biglietto che vuol tirare fuori, questo è il momento, altrimenti io gli chiedo un'altra cosa. 3, Pietro, 2, facci una domanda. ti chiedo questa cosa, che c'è tanto, ci sono dei pezzi di te, per esempio c'è il Giappone e c'è attraverso un libro, c'è questo libro che ritorna ed è una suggestione molto bella, molto poetica, e che parla di bellezza e che parla di tristezza. Ci racconti qualcosa di questo? C'è molta letteratura, nel senso che io ho affidato ad Andrea... tutta una serie di cose mie, no? E poi dire, io spargo sempre cose mie, no? Ovviamente, ma poi vuol dire una storia esce da dentro di me, si porta via dei pezzi di me, cioè una storia esce da uno scrittore, qualunque cosa esca da un artista si porta via brandelli di quell'artista, per cui è ovvio che ci sono brandelli di me dappertutto, però poi puntualmente c'è un luogo, no, che per un'inclinazione particolare li va a raccogliere e a contenere, e di nuovo qua c'è Andrea, che è uno che ama molto le storie, esattamente nel modo con cui le amo io, quindi ama tutte le storie indipendentemente dalla forma che una storia può assumere, e quindi ama il fumetto, ama il cinema, ama la fotografia, ama la musica, no? E ama anche scrivere, ama leggere, scopre la letteratura, scopre la letteratura giapponese a un certo punto. E la fa un po' scoprire anche agli altri, loro malgrado anche, pure a Valerio, insomma. Esatto, la fa anche un po' scoprire agli altri, e in modo particolare legge Kawabata, ma semplicemente perché ci sono poi dei titoli, delle atmosfere che lo attraggono, no? Come Bellezza e Tristezza, ad esempio, che è un famosissimo libro di Kawabata, oppure Il suono della montagna, che è un altro libro di Kawabata. E in qualche modo Bellezza e Tristezza forse riassume molto bene una certa idea di adolescenza, no? Un po' nichilista, ma piena di meraviglia e di splendore. E Il suono della montagna, invece, è quel suono che a un certo punto lui davvero sente, è quel richiamo che lui sente, perché nel momento in cui, e questa è di nuovo una cosa molto mia, nel momento in cui lui sente troppo forte il frastuono del mondo, cerca poi nel silenzio e soprattutto nella natura e soprattutto nella selvatichezza della natura un luogo di guarigione,
un luogo che lo aiuti a fare ordine, cioè tende a sfilarsi dal rumore e a stare in silenzio. E questo è di fatto, e questo è, sono tutti pezzi miei, sì, assolutamente, sono tutti pezzi miei, ce ne sono sicuramente molti altri che adesso manco mi viene in mente, però sono... Potremmo andare sono avanti. Tra l'altro, scusami, anche qua cose che mi rendo conto che ritornano, perché poi è vero che si dice che uno scrittore scriva per tutta la vita lo stesso libro, no? Ogni tanto. Io spero sinceramente di non essere così ripetitivo, però non posso a questo punto far finta di non rendermi conto che ci sono cose come la montagna. Di nuovo, nell'esatta sequenza dei gesti, Marta e Corrado finiscono in Val d'Ayas. Non era Val d'Ayas, non importa, non mi ricordo più, comunque in Val d'Aosta, perché incontrano l'uomo montagna, no, in quel libro, che è molto azzeglio tra l'altro, no? L'uomo montagna di Marta e Corrado è moltissimo azzeglio, così come forse lo è Nonno Simone dell'estate alla fine del secolo. Sono un po' quelle figure lì che hanno attraversato il Novecento, attraversato la storia, e a un certo punto sono scolpite e contemporaneamente offrono a questi ragazzi una solidità che alle volte gli adulti non offrono, e per cui diventano affidabili. Anche Lena. Anche Lena, la signora Lena, esattamente, è un po' quel tipo di figura lì, no? Che offre quel tipo di solidità e di affidabilità di cui i nostri ragazzi hanno bisogno, di cui hanno molto bisogno, perché se c'è una cosa che li fa soffrire sempre, ma secondo me questa cosa qua è assolutamente intergenerazionale, è avere accanto delle figure adulte inaffidabili, spente, no? Vuote, aride, senza slancio, ecco. Hai parlato del rumore e di questo bisogno di pacificazione. Delle volte questo libro ti ha fatto un po' rumore dentro, volevo sapere se ci hai fatto pace. Ci sto facendo pace, come raccontavo prima mentre aspettavamo, sono un po' in una situazione tipo indigestione, ok? Quindi ho mangiato tantissimo, una roba buonissima, ma adesso mi sento gonfio, ok? Quindi devo un attimo lasciarlo lì, lasciarlo sgonfio, cioè io mi sgonfio e poi lo riprendo in mano. E poi sto cominciando a capire cosa ho scritto, ovviamente ascoltando chi mi fa le domande, ad esempio, perché no, magari va a trovarci delle cose che io non pensavo sarebbero uscite, oppure i lettori che mi rimandano il fatto che gli è piaciuto, non piaciuto, algun passaggio piuttosto che un altro, sono tutte informazioni che poi mi aiutano a prendere le distanze e a capire meglio ciò che ho scritto, perché evidentemente poi il rapporto che lo scrittore ha con il suo libro è completamente diverso da quello che ha il lettore. È un rapporto che si muove nel tempo, si modifica. Anche quello del lettore si modifica, è ovvio, però anche quello in modo diverso. Si digerisce molto bene. E quindi non vedete i libri perché abbiamo pensato che è una serata gioco, e quindi adesso li tiriamo fuori dal cappello. E se volete chiedere delle cose a Fabio, come dire, vis-à-vis, credo che lui sia disponibile a farlo. Assolutamente. Mentre verga delle dediche a voi. E grazie. Io ringrazio Sara. Facciamo un applauso a Sara, ovviamente, che ricordiamo che Sara fa la libraia e ha una bellissima libreria, la libreria Teresi in Corso Belgio, quindi questa varietà c'è anche il momento spot, grazie, quindi Fabio. Se volete farvi consigliare dei libri, insomma Sara è la persona giusta per andare lì, sedervi, fa un po' Sportello, fa un po' Lucy, no, lei? Cioè tipo Five Cents, voi vi sono sedete, un po' l'azzeglio della situa, c'è anche quella polvere lì delle volte lì. Voi andate lì, vi sedete, gli raccontate la vostra vita, quello che vi piace, e lei vi tira fuori il libro perfetto per voi, quindi andate da Sara. Grazie Sara, grazie al Circolo dei Lettori.